Buonasera, benvenuti a 8:30. Buonasera, bentornato Vittorio Sgarbi, critico d'arte e parlamentare. Buonasera, bentornato Paolo Mieli, editorialista del Corriere della Sera. Buonasera e ben arrivata Francesca Donato, avvocata e buonasera. Presidente del progetto Eurexit, che vuol dire uscire dall'euro praticamente. Allora, mentre continua lo scontro con l'Europa, nel governo sono sempre più forti preoccupazione e anche insofferenze dei 5 Stelle che aspettano per domani la sentenza sulla sindaca di Roma, Virginia Raggi, subito dopo la pubblicità. Mieli, allora è attesa per domani la sentenza sulla sindaca Virginia Raggi accusata di falso in atto pubblico. Oggi sia Di Maio che il ministro Bonafede hanno ribadito che il codice etico dei 5 Stelle è molto chiaro e che quindi andrà applicato. La Raggi, in risposta evidentemente ai suoi due colleghi, ha risposto che però il codice etico sugli indagati non è mai stato applicato, ma casomai verrebbe applicato qualora lei venisse condannata domani, no? Sembra che la sindaca sia stata scaricata dai suoi. Beh, scaricata, siccome si sono dati quel codice, mi permette di fare una premessa, penso che il codice, il fatto che la Raggi debba dimettersi per questo motivo, siano delle assurdità ai confini con la barbarie. Detto questo, perché bisognerebbe aspettare, bisognerebbe regolarsi come tutti, guardare che tipo di reato, se sono reati clamorosi, insomma usare la politica anche per decidere, quindi dare un codice che ci mette una ghigliottina è un'idiozia, però insomma contenti loro. Allora, contenti loro, di loro fanno parte Di Maio e fanno parte la Raggi. Di Maio ha semplicemente ribadito che la loro legge interna, il loro codice, dice che nel caso in cui sia condannata deve andarsene. Non è che l'ha scaricata, non ha cercato delle scappatoie. La Raggi gli ha risposto: ma se non è mai stato applicato, ma non risulta, lei dovrebbe citare un'occasione in cui un sindaco, anche di un centro minore, è stato condannato e il codice non è stato applicato dopo che il codice è entrato in vigore. Se lei è in grado di esibire 3-4 casi del genere, salva e si è trovata la scappatoia, se no. Vedremo, perché il PM ha chiesto per lei 10 mesi. A meno che poi invece sia assolta, perché noi diamo per scontato tutti, diamo per scontato che sia condannata. Infatti abbiamo detto perché che se ho capito bene, per il loro codice anche un mese di condanna basta. Pare. Vittorio Sgarbi, lei sulla sindaca e sulla sua innocenza ha da tempo le idee molte, molto chiare, gliele ricordo, guardiamo questa clip. Guardiamo cosa ho fatto. Sei tu, è in capo a te, tu devi avere l'avviso di garanzia, non so chi lo deve mandare per scala, chi lo manda, al sindaco di Rigopiano, se il paese... Vabbè, però questo è un ragionamento, diciamo, paradossale. È arrivato alla specie, ad Ambrangiolini, lì, come si chiama, alla Raggi, alla nuova Ambrangiolini, no? A quella lì, cioè Roma a Ambrangiolini, c'è una che appena non fa una cosa, l'ho comunicato a Beppe, l'ho detto a Beppe, ho scritto a Beppe, ma vaffanculo, Beppe del cazzo, vabbè. Nardella, quando fa una cosa, l'ho detto a Renzi, ma vaffanculo, Roma non può avere un sindaco innocente, perché è un innocente, è come la Vispa Teresa, che cazzo di sindaco è? Ma Roma sindaco, quello lì! Cioè tu dici che quindi... Ma vaffanculo, vabbè. E lo Beppe, Beppe l'ho informato, vaffanculo! Vabbè. Ora, detto questo, dai... Allora, Sgarbi, noi chiediamo venia al pubblico per questo turpiloquio. La pensa ancora così? E diciamo, quello che è cambiato 2 anni fa è che Beppe Grillo, non si vede, non si sente mica più tanto. È cambiato.
No, nel frattempo mi è arrivata una denuncia, un avviso di garanzia. Mi ha inseguito un finanziere a Sutri e mi ha consegnato delle carte con molta dolcezza nei miei confronti, che parteggiava per me. Ma io non parteggio più per me. Ma per che cosa l'è arrivata? Mi ha denunciato, non ho letto, non ho neanche aperto. La Raggi l'ha denunciata. Intanto perché mi avvalgo dell'immunità parlamentare fino in fondo. Perché io sono per i diritti di tutti e non per i diritti di alcuni o i doveri di... Quello che viene fuori, io spero che l'assolvano, è che, a parte l'essere inadeguata, che è un problema generale, ontologico direi, quindi quello che ho detto in modo così pittoresco, vale per dire che non è un sindaco, non ha le prerogative, le qualità, le capacità, l'esperienza, altra questione, ma se c'è una legge vale per tutti, non è che tu hai una legge interna, una tua norma per la quale, capita ogni tanto che in alcuni circoli, non so, la massoneria, i rotari, ma se tu hai una funzione pubblica devi rispondere della Costituzione che dice che uno non è condannato, non è colpevole fino a che non è stato condannato con sentenza definitiva, quindi trovo ridicole fuori legge, credo che occorrerebbe che il Presidente del Repubblica dice, ragazzi, eliminate i vostri codici speciali perché sono contro la dignità degli uomini, contro, quindi ha ragione lei, perché quel poveretto, beh, dico, ma ti pare possibile che uno fa il ministro del lavoro non avendo nessuna esperienza di lavoro? Allora, se capita questo, il loro codice non vale, a Di Maio. Non è che adesso quindi, deve dire io applico rigorosamente il principio, quale rigorosamente? Tanto studia, torna a scuola, preparati a fare il ministro e non ti la condanna a 10 mesi. Ma per hanno, una cosa... 5 Stelle hanno un codice sì, ma interno, è sbagliato quindi... avere... No, ma capito, ti ricordi il caso che nessuno ricorda più di Scotti? Era quello per cui io ero in Parlamento e votai contro. La Democrazia Cristiana stabilì solo per loro che il deputato e il ministro erano incompatibili. Non lo fece la soluzione del Volino, che fu capace di farlo entrambi. E lui, con le mille vicende che riguardano anche la questione della trattativa, scelse di fare il deputato per avere l'immunità parlamentare. Allora, quando un partito stabilisce delle regolette interne, viola principi che valgono per le persone. Lei è una persona che fa il sindaco e deve misurarsi con la legge, deve rifiutarsi di dimettersi. Voglio vedere come la cacciano. Dove vanno? In tribunale? Deve rifiutarsi. Cara Raggi, ascoltami, io sono quello che... No, le toglierebbero il simbolo in quel caso. Le toglierebbero il simbolo, meglio faccia senza simbolo. 5 Stelle che sì, hanno sì, già avuto... Allora, aspettate che vorrei sentire l'avvocata Donato, perché appunto uno, anche da avvocato, è d'accordo con quello che sta dicendo Sgarbi, che cosa si aspetta domani sulla sindaca Raggi? Beh, non mi posso aspettare nulla di preciso perché non posso esprimere valutazioni senza aver letto le carte, avere un quadro completo del procedimento, come tutti chiaramente... Spero nella soluzione, ritengo che sia innocente fino al terzo grado di giudizio. Detto questo, sicuramente la sindaca si troverà in una posizione molto delicata, perché è evidente che una sua dimissione in questo momento così delicato dal punto di vista politico, non solo per Roma ma per l'intero paese, per il partito a cui appartiene, scatenerebbe delle conseguenze abbastanza importanti, abbastanza problemi. D'altro canto, se lei rifiutasse di dimettersi, come suggerisce l'onorevole Sgarbi, sicuramente creerebbe una frattura interna con il Movimento 5 Stelle che creerebbe al Movimento dei problemi forse ancora peggiori, perché non potrebbe nemmeno dire, vedete, noi abbiamo dei politici che rispettano le regole, che in caso di condanna in primo grado si dimettono volontariamente. Quindi io penso che se dovesse capitare lei non farà la scelta di rimanere... diciamo abbandonando il partito. Staremo a vedere. Vabbè, non credo si possano fare previsioni. Ecco, Paolo Mieli, ma lui è brava, la Donato è perfetto, Donato è impeccabile. È impeccabile. Donato, è abbiamo saputo che è impeccabile. Prima Repubblica. Allora, però ecco, veniamo a questo governo giallo-verde. È vero che Salvini è il dominus di questo esecutivo e che i 5 Stelle cominciano un po' a mostrare segni di insofferenza, di nervosismo. Direi proprio di sì, è sotto gli occhi di tutti, nel senso che da quando il governo è nato Salvini ha preso sempre più spazio e tutti i tentativi dei 5 Stelle di arginare questa crescita di Salvini si sono rivelati, compresa questo ultimo sulla prescrizione, si sono rivelati faticosi, affaticati e alla fine non sono andati in porto. Quindi c'è un problema, però questo problema rende provvisoriamente, almeno fino ad ora, più forte il governo, non è che lo indebolisce. Nel senso che quando un partito vede l'altro che prende il sopravvento, non è che si butta a fare le elezioni, perché dalle elezioni
rischia di vedere quantificato il fatto che quell'altro abbia preso il sopravvento. Quindi non è detto che l'effetto sia quello che tutti sottintendono. D'accordo, onorevole Sgarbi, la chiamo onorevole perché la interpello adesso anche da parlamentare, perché insomma, visto dall'interno, come le sembrano i rapporti tra Lega e 5 Stelle? C'è tutta questa insofferenza? Ne ho già parlato in diverse... E poi alla fine, diciamo, sono sempre d'accordo solo Di Maio, sì, e Salvini, che però decidono. Sì, ne ho già parlato in diverse occasioni quando ho individuato la natura minorile di Conte, che quindi non abbiamo Presidente del Consiglio, e questo crea una serie di contraddizioni rispetto alle norme abbastanza evidenti, cioè non decide lui, non sceglie lui i ministri, non ha, e quindi è esautorato. I due presidenti, uno dei quali prevale, hanno un buon rapporto personale, che dipende dal fatto che è difficile avere rapporti con Berlusconi. Quindi il ritorno dell'alveo del centrodestra di Salvini presuppone un Berlusconi che faccia veramente il passo indietro e di dire: io sarò parlamentare europeo ma non faccio politica italiana, e altrimenti un numero uno che diventa numero due e che crea imbarazzo, mentre invece quel pischello di Di Maio è perfetto perché è un ragazzino ordinato, ben educato, composto, e l'altro lo sovrasta in maniera evidente, poi fanno confronti sulle diverse opzioni, reddito di cittadinanza, sicurezza. Però una cosa è evidente, che come stai sereno di Renzi, è uscita una frase dalla bocca di Salvini che dice: io da solo farei molto più velocemente, sì, vuol dire io farò da solo. Quindi non so se prima dell'Europeo o dopo ci sarà una rottura inevitabile su casi come la prescrizione, già rimandarla al 2020 è un modo per sconfiggere e insieme fingere di accogliere, per cui lui prenderà corpo una maggioranza tradizionale in cui però non ci sono secondo e da solo, perché alla fine Berlusconi sarà fuori gioco. Ma da solo non va da nessuna parte. No, perché arrivano al 45%. Se vanno dopo le europee, il dato sarà quello. A questo punto 45% la Lega? No, la Lega, Forza Italia, quello. Quindi qua il centro destra. No, da solo con il centro destra di prima, ma senza un Berlusconi preminente o sottoposto. Sì. Un Berlusconi che non c'è. Però Berlusconi, che è rilevante, è più rognoso di Di Maio. Sì, lo è, infatti, per quello che lui prepara. Avere quando... Berlusconi fra le scatole per e non c'è dubbio che. Però quando lui dicesse veramente: io esco e tu sei il leader, io credo che lo farà Berlusconi, sei il leader. Beh, totale, certo, a quel punto dico: ecco. Questo, in la vede fase. Così anche lei, Donato, perché lei è stata candidata una volta per la Lega, no? Nel 2014, sì. E poi lei è una sovranista, lei chiede anche l'uscita, certo, del nostro paese dall'euro. Ma non hai detto però una cosa importante, che è siciliana, quindi una leghista siciliana è una fattispecie molto complessa. È una fattispecie molto complessa. Almeno lo è ancora, essere a Milano o a Sondrio è facile. Senta, ma i 5 Stelle... li considera dei buoni compagni di strada per la Lega? Dipende da quale parte dei 5 Stelle intendiamo. Sicuramente la parte che viene, diciamo, guidata, che fa capo al leader attuale, cioè Di Maio, possono essere un buon alleato per la Lega, anche se di fronte alla sfida, al punto cruciale che si dovesse presentare di un'uscita dall'euro, anche Di Maio avrebbe delle grosse riserve, lo ha manifestato in tutti i modi, lo ha messo avanti il presidente Conte. Per inciso vorrei soltanto puntualizzare che se il presidente Conte è un presidente garante che non decide nulla, perché il programma l'hanno scritto i leader dei due schieramenti principali che hanno vinto le elezioni, direi che è meglio questo rispetto ai precedenti premier, diciamo, che andavano avanti un programma scritto dalla BCE. Chiuso questa parentesi, direi che di fronte alla sfida dell'uscita dall'euro, credo che la Lega sia veramente l'unico partito che ha le idee chiare, ha al suo interno le competenze e le volontà necessarie per quindi non guidare bisogna, l'Italia in questo percorso difficile. Quindi non bisogna, Donato, mi scusi, quindi non bisogna credere alla Lega quando dice che loro non vogliono uscire dall'euro? No, io guardi, questo è importante precisarlo, le ringrazio per la domanda. Io credo che all'interno del partito non ci sia nessuno, nemmeno i più antichi teorici dell'opportunità di uscire dall'euro, che da membri del governo vogliano ora attuare l'uscita, per un fatto molto semplice che è sempre stato detto: chi si troverà al governo nel momento in cui si uscirà dall'euro
avrà un compito molto gravoso e molto difficile poi da sostenere dal punto di vista del consenso elettorale. Quindi sono certa che nessuno vuole arrivare all'uscita. Quindi è meglio dall'euro. Restarci nell'euro. No, io credo che faranno di tutto per evitare che di trovarsi nella frangente terribile, tra virgolette, di dover scegliere fra uscire dall'euro forzatamente, perché altrimenti il nostro paese è nei guai seri, o accettare quello che ha accettato Tsipras, cioè la troica con tutte le conseguenze che speriamo ci derivano, sia una via mediana. Non dimentichiamo che la Grecia ha fatto questo passaggio. Ecco, speriamo ci sia una via mediana, perché dal governo alcuni dicono che ci sono dei grandi... È quello che stanno cercando di fare in tutti i modi, ma non dipende da loro. Cioè, se la BCE non decide di fare da prestatore di ultima istanza, come tutte le banche centrali del mondo fanno, a poco Banca Italia di Donato, dirci non le dire devo al governo spiegare, abbassate no, lo spread. Adesso non apriamo il problema della BCE, non le devo spiegare che non sta all'Italia cambiare delle regole che sono state decise insieme ad altri paesi sul ruolo della Banca Centrale. La Banca Centrale Europea non è la Fed, quindi diciamo questo lo abbiamo appunto, capito. Lo ed è questa la più grossa anomalia dell'Eurozona, che rende l'Eurozona instabile. Mieli, sgarbi. È evidente la cosa. Non si tratta, in questo ha ragione, di dire adesso usciamo dall'euro, ma si tratta di spingere la tensione con l'Europa fino al punto in cui si rompe. Il vero tema di questi giorni è: troviamo un accordo, e un accordo è facile da trovare, insomma, al punto, perché il governo ha già ceduto molto, si tratta di... quando si vuole trovare un accordo si trova. Beh, insomma, in politica. Se tu dici ha ceduto molto, perché è tutto rinviato, in questo senso. Beh, quello è un cedimento, un no, bel sì, cedimento. No, cioè, se noi abbiamo riferiamo. Un litigio e diciamo, vabbè, sì, sì, sì. Lo risolviamo nel 2020, insomma, si cede. E si può rinviare ancora qualche altra cosa, insomma, trovare un punto di incontro. D'altra parte l'Europa non è una controparte, l'Europa siamo anche noi, cioè l'Europa sono... Certo. Come... Però mi perdoni direttore, come vede, nonostante quello che lei afferma, probabilmente è come dice lei, che il governo ha ceduto appunto cercando di rinviare alcune misure, contenere il deficit, eccetera. L'Europa, cioè i paesi, i governi degli altri paesi, non sono contenti, cioè vogliono che noi facciamo una manovra recessiva per stare dentro le regole, e quindi non vogliono la nostra crescita. Dicono che vogliono la nostra crescita, ma è un alibi per in realtà tagliarci le gambe. Ma sono i vostri amici che vi tagliano le gambe, Donato. Sono i vostri amici sovranisti austriaci, ungheresi. Sono loro che vi dicono l'Italia non possiamo accettare che vada per i fatti suoi e che decida dove stanno le regole. No, perché mi perdoni, in Europa, nell'Unione Europea e nell'Eurozona, soprattutto per come è strutturata, tutti i paesi sono in competizione l'uno con l'altro. Sì, non però, c'è affatto la famosa solidarietà finché non però, c'è un debito in comune, tutto ciò che fa un paese unito. Quindi è naturale che gli altri paesi tirino l'acqua al proprio mulino, ed è naturale che anche noi dobbiamo farlo, dobbiamo fare i nostri interessi, però, non quello degli altri paesi. Infatti il debito non è in comune, se fosse quello l'Italia sarebbe salva. Che l'unicum è che altri paesi si sono trovati in analoghe difficoltà, ma hanno trovato a loro volta sponde in altri paesi europei. Da noi è la prima volta. Non siano mai stati sanzionati per ma non sono stati sanzionati perché ha creato dibattito. Da noi non c'è dibattito. Non c'è un solo paese di questa comunità, di cui facciamo parte anche noi, che dice, vabbè, diamogliela all'Italia questa opportunità. E questo significherà qualcosa in più. Ci accusano di aver taroccato le cifre. Dice, ma voi ci avete dato dei dati che non rispondono a quelli che abbiamo noi, all'unanimità. Allora, o dobbiamo pensare... Però Tria ha risposto che è esattamente il contrario. Ma Tria è parte in causa. Scusi, ma allora, per queste cose, la prossima volta, eleggiamo un collegio arbitrale mondiale di cui ci fidiamo sia... le persone che non sono Tria, e sia Tria, e quando ci sono delle controversie lasciamo a qualcuno il ruolo di arbitraggio. Intanto comunque Sgarbi oggi 299, tanto è arrivato di nuovo lo spread, la prossima settimana si prevedono cifre però maggiori. Cresce in me l'ammirazione per la Donato, che ormai ho incrociato in numerose occasioni, non solo perché
composta e sobria anche nella polemica, ma perché poi dice una verità che contrasta una communis opinio e che indica proprio in Tria un caso pirandelliano, c'è un Tria 1 e un Tria 2, il Tria 1 che era contro Di Maio e voleva una manovra diversa, il Tria 2 che è diventato assolutamente conseguente e anzi il combattente su quel fronte, però è anche vero sì, che ha detto oggi che sarebbe un suicidio per suicidio. L'Italia quindi se difende l'Italia la manovra facesse una che manovra non ha voluto. Come viene chiesta dall'Europa però credo che ci sia un inganno si chiama Tria sì, ma anche la percezione la Donato invece abbi pazienza, arriveremo al Tria indica che se noi resistiamo potremmo essere messi nella condizione che è toccata l'Inghilterra di uscire dall'Eurozona. Ora mentre Di Maio, perché sono entrambi poi i partiti che hanno fatto il governo, sono entrambi inizialmente contro l'euro, ma come Tria anche sì. Loro sono diventati euristi, non si capisce bene come, ma dei due lei dice, mentre 5 Stelle sono più legati alla seconda opzione, la Lega dentro di sé coltiva ancora Siri e gli altri, la prima, e quindi è pronta, c'è cioè la resistenza forte, potrebbe farla contro l'Europa la Lega, ed è prospettiva logica, lei non ne parla come una cosa auspicabile, ma come di un punto di forza che 5 Stelle non hanno più e invece la Lega tiene ancora. Sì, su cui questo è la differenza, se ho capito la Donato, la differenza è... Ecco. Che lei pensa tanto ci arriviamo comunque, non l'auspico, dice sì, no, la però Donato, se ci arriviamo... la però prepariamoci perché lì si arriva. Io penso a quel punto invece... i 5 Stelle escono oppure si conformano alla Lega, cosa non impossibile, ovvero la Lega va da sola e pone la questione della rottura, però è una prospettiva non immediata. Io penso che non ci arriviamo. Io spero anch'io. Sgarbi, lei no, io prima... Io penso, non lo spero, è ovvio. Lei prima ha citato il Premier Conte sì. E lo ha definito un vice dei vice. Ha visto la prima lunga intervista televisiva che ha fatto, tra l'altro, qui sulla 7 da Floris? No, non l'ho vista, ma ho visto di peggio. Cioè, ero in Sicilia per le questioni della tragedia che è arrivata a Casteldaccia. Io stesso ho avuto un consigliere comunale che era del mio gruppo, Alessandro Scavone, che è morto cercando di soccorrere, e ho letto incredibilmente che al Policlinico il presidente della regione Musumeci non è stato ammesso alla cerimoniale di questo ragazzotto di Conte, che non sa che quando vai in Sicilia c'è un presidente che è più importante di te. Quindi uno che si comporta così non ha proprio le norme, uno come catavola, come, non so, mangia con le mani, cioè non ci siamo. Che poi lui sia una persona che ha una sua particolare formazione, può essere, ma non va bene per i governi, e l'incidente siciliano è gravissimo perché è uno che non ha idea di come è fatto lo Stato. L'autonomia della Sicilia, come la tua autonomia, presuppone che il presidente della regione è il primo che va al policlinico e accoglie te che sei l'ospite, non tu che dici se vuoi vieni a parlarmi dopo, ma il cerimoniale lo respinge, e spero che qualche prefetto o qualcuno del cerimoniale paghi. Quindi da questo punto di vista ogni segnale di Conte, che mi è anche simpatico umanamente, mi sembra molto debole, molto fragile, molto poco consistente. Forse, come dice Donato, è meglio un presidente come lui che altri che invece si allineano, però non mi sembra che abbia la tempra per essere la guida di un governo come vuole, come deve essere un presidente del Consiglio. Lei l'ha visto, Donato, nell'intervista a Conte, pensa che sia un premier che fa il caso nostro in questa fase? Sì, vedo che ha un grandissimo consenso da parte degli elettori dei due partiti Lega e 5 Stelle. È un giurista molto preparato, molto competente. Come fa a dire che ha un grande consenso? I sondaggi, forse. Perché, diciamo, io sto a contatto con i militanti della Lega e anche ho un buon dialogo con i 5 Stelle. Devo dire, non ho ancora incontrato qualcuno che mi dica in questo ambito no, Conte non ci piace. Quindi presumo che la maggior parte degli elettori siano contenti. Non dispiace. E quindi, poi ripeto, ha dei modi, ha un profilo molto garbato, sì, molto composto, che quindi piace. Tra l'altro, appunto, continua a riportare la sua opera al contratto di governo che è stato stipulato dai due precedentemente candidati premier, e questo è quello che gli elettori speravano e chiedevano. Quindi, come può non essere adatto a questo ruolo? Abbiamo una democrazia che ormai non ha più un partito che prevale su tutti gli altri, come era anticamente la Democrazia Cristiana, non c'è più nemmeno il bipolarismo, quindi si è dovuti arrivare a questo compromesso di governo che ha
creato questa situazione. Io credo che chiaro, comunque nell'ambito europeo sia una delle situazioni più equilibrate, più rispettose anche del voto democratico. Mieli? A favore di Conte si può dire una sola cosa, che dato il punto di scontro che c'è adesso fra Di Maio e Salvini e che si prospetta peggiore, avere lì una persona di carattere sarebbe pericoloso. E così l'ha sistemato Mieli, perché non gli ha fatto un gran complimento. Comunque, no, nel mio codice è un complimento. Avere un uomo di gomma ha i suoi vantaggi. Non è male. Poi c'è anche Mattarella che l'altra parte è in gioco. Sì, un uomo di gomma. Allora, intanto comunque l'immigrazione continua a restare, se non il tema più divisivo, un tema che è molto, molto divisivo, come ci spiega Paolo Pagliaro nel suo punto. Con 32 sì e 30 no, il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato una mozione della Lega che prevede di premiare i comuni che per la cura del verde pubblico non si avvalgono delle prestazioni volontarie degli immigrati in attesa del permesso di soggiorno. La motivazione è che i giardini devono essere curati da professionisti del settore, non da associazioni di volontariato o da richiedenti asilo. Come ha osservato Giuliano Cazzola sul Diario del Lavoro, con questo voto si trasforma in un attentato all'economia nazionale e al lavoro degli italiani la raccolta di preservativi, lattine, avanzi di cibo, bottiglie di plastica nei parchi pubblici da parte di immigrati. In attesa di vedere quanti professionisti lombardi del settore florovivaistico si faranno avanti per riempire il vuoto lasciato dai richiedenti asilo, segnaliamo che in molti comuni italiani si va invece, e per fortuna, affermando il modello opposto, che consiste nel togliere i migranti dalla strada per utilizzarli in attività di volontariato. L'ultimo caso segnalato dai giornali è quello di Montesilvano, comune abruzzese di 55.000 abitanti, con una giunta di centrodestra e un sindaco noto per la fermezza con cui in passato aveva chiesto e ottenuto lo sgombero di alcuni edifici occupati abusivamente dagli extracomunitari. Ora a Montesilvano, grazie allo stesso sindaco, sono stati inaugurati una serie di progetti per l'integrazione dei migranti. Nella cittadina ci sono più di 100 richiedenti asilo che si occupano del verde pubblico, della pulizia delle strade, dei servizi cimiteriali e dell'assistenza sugli scuolabus. Il sindaco si chiama Francesco Maragno, ha 46 anni ed è ispettore della Guardia di Finanza. Quando sgomberava gli davano del fascista, ora che ha convinto gli sgomberati a rendersi utili lo accusano di essere un comunista. Allora, Sgarbi, lei vuole dare la cittadinanza onoraria di Sutri, dove lei è sindaco, a Mimmo Lucano, sindaco di Riace, e ha anche suggerito a Salvini di incontrarlo. Perché? Beh, per molte ragioni. La prima è che un sindaco non può essere sollevato con un arresto e poi addirittura con una ancora peggiore misura impedito di stare nel suo comune e sospeso. E quindi o il reato c'è o l'arresto lo ha favorito come martire. Io ho valutato con molta attenzione, anche in virtù di un documento riservato del Ministero degli Interni, che gli ispettori più severi, volevo dirlo a Salvini, sia pure mandati da Minniti, con l'intendimento di trovare i difetti, hanno trovato il modello di Riace straordinario. E tutto meno che, come dicono i balordi di Casa Pound che mi hanno aggredito, cercato di impedire di dare la cittadinanza, tutto meno che sostituzione etnica. No, se non c'è più nessuno, e io ho luoghi dove nessuno lavora, che l'immigrante possa lavorare è un vantaggio per tutti, perché occupa uno spazio che è stato abbandonato. Allora, siccome puoi respingere, ma quelli che hai qui devono fare qualcosa, il modello di Riace, e lo dice il Ministero degli Interni, è un modello totalmente positivo. E si vergognano quelli di Casa Pound che, senza conoscerlo, hanno osato contestarmi. La cittadinanza è un dovere morale per significare un abuso. D'altra parte, la stessa cosa accadde a Salvini e io lo difesi. Poi si è scoperto che patronaggio era uno che perdeva tempo in indagini senza significato. Sono indagini politiche, il magistrato non deve fare politica, deve guardarsi bene dal fare politica, nell'un caso e nell'altro. Donato, è d'accordo e Salvini dovrebbe seguire il consiglio di Vittorio Sgarbi? Salvini è una persona di spirito e anche abbastanza aperta a qualsiasi dialogo e credo che potrebbe serenamente anche incontrarlo, però questo non toglie il punto. Io, come dicevo poco fa, non ho letto le carte, però su Twitter ho visto pubblicati alcuni stralci delle motivazioni dell'arresto e ricordo di aver letto che secondo il pubblico ministero
Il sindaco Lucano si è reso responsabile di una gestione opaca dei fondi pubblici, ha posto in essere dei matrimoni fittizi, eccetera. Laddove ci siano delle condotte illecite, qualsiasi cittadino deve rispondere davanti alla giustizia. Quindi se i pubblici ministeri, se la magistratura ha ritenuto che debba essere effettuato l'arresto, io rispetterei anche in questo caso. L'hanno fatto anche con Tortora, io non rispetto la magistratura che ha arrestato Tortora. No. L'hanno fatto anche con Gesù, Socrate, con Galileo. La magistratura non è infallibile, sbaglia spesso e a danno dei cittadini. Tortora è un caso. Per me il caso di Lucano è esattamente come il caso di Tortora, identico. E io conosco più carte di te. Allora, ognuno io qui le conosco, esprime le liberamente Io non le conosco dal GIP, quindi, e hanno cancellato 3-4 e poi gli hanno tolto l'arresto. No, perché io adesso devo chiudere. Voglio far chiudere Paolo Mieli, che tra l'altro gli ho dato l'incarico che ha accettato di presentare due libri. Sottolineo solo la follia di una puntata che è iniziata con la Raggi, che probabilmente domani si dovrà dimettere perché i giudici... E chiudiamo in gran bellezza. E chiudiamo su una cosa, ma se lì funzionano le leggi, se i giudici decidono che... ma non c'è mai stato il caso di Salvini, che un balordo ha fatto un'inchiesta che è stata smontata in 3 mesi. Ma aspetto di vedere, ma non è che lo stanno mettendo... Ma già tolto l'arresto. Ma non lo stanno mettendo... E poi, guarda, io non farò mai propaganda ai tuoi libri se mi dai sulla voce. E sono due libri stupendi. Idilio Verdi a Sutri, il comune di cui lui è sindaco, lo farlo vedere... E Giovanni De Mio e la maniera moderna tra Tiziano e Tintoretto, un Eccoci libro qua. Per la edizione Contemplazioni. E ce l'abbiamo, perfetto. Però, la cosa importante adesso è andare a Schio, piccolo paese che con grande coraggio... Schio è un paese meraviglioso. Però sulla storia di Lucano sei un demagogo. Sì, sono un demagogo. Sono un demagogo. Francesca Donato, grazie di essere stata con noi. Vittorio Sgarbi, grazie. Paolo Mieli, grazie. Grazie spettatrici e spettatori. In linea Diego Bianchi al suo Propaganda Live. Tra gli ospiti stasera Zero Calcare e Gio Evan, che è quel poeta citato molto su Facebook e su Instagram dalla ormai ex fidanzata di Salvini, Isoardi. Ci vediamo domani, come sempre, 8:30. Arrivederci.